Ciao a tutti gli amici di Good Morning Genova, io sono Simone Biondo, sono un insegnante di lettere, insegno a Genova e ho insegnato a Pra, a Molassana, ad Oregina e adesso insegno a Quinto. Insegno a Quinto però solamente da lunedì, benché la scuola sia iniziata il 14 settembre e oggi sia il 5 ottobre. Perché? Cosa sta succedendo nella scuola? Sta succedendo che i ragazzi e le ragazze stanno a scuola solamente la metà dell'orario, in alcuni casi fanno addirittura solo un terzo dell'orario che dovrebbero fare. E questo per varie ragioni. Perché gli insegnanti non ci sono, cioè gli insegnanti ci sono, ma non sono in classe. Questo è accaduto per ritardi nell'assunzione, per errori nella gestione delle graduatorie, che quindi sono state rifatte, quindi nell'attribuzione del punteggio, e anche per la proposta di un nuovo contratto, il contratto cosiddetto Covid, un contratto vergognoso, un contratto che prevede un'assunzione a tempo determinato, magari fino al 30 giugno, ma una possibile risoluzione immediata in vari casi. Nel caso, per esempio, e questo ce l'auguriamo in generale, della fine dell'emergenza, in caso invece di lockdown generale, o ancora nel caso in cui in una scuola, magari per un caso Covid, si riattivi la didattica a distanza. In pratica, da un giorno all'altro, un insegnante si ritrova a spasso, senza stipendio e senza poter continuare il lavoro che stava facendo in quanto insegnante con i propri studenti. Ma i problemi non finiscono qua, in quanto per esempio a scuola non ci sono e non sono ancora arrivati, nella maggior parte dei casi, i banchi monoposto. E quindi i ragazzi continuano a stare seduti sugli stessi banchi di prima, continuano a stare nelle stesse classi di prima, l'unica differenza è che appunto tengono la mascherina. Questo credo che sia inaccettabile. Certamente non è una situazione facile quella che stiamo vivendo, ma la gestione avrebbe dovuto essere diversa. E io credo che il dovere etico e morale di ogni insegnante sia proprio di svelare questa situazione, di cercare di spiegarlo a chi magari giustamente non la conosce e non è a scuola tutti i giorni, quindi ovviamente sente, per esempio, come abbiamo sentito tutti, che la scuola ha riaperto con ordine. Non è vero, non è assolutamente vero. E ciò che è peggio di tutto è che questa situazione sta impedendo qualsiasi discorso sulla didattica, sullo stare assieme, sull'insegnamento e sull'apprendimento. E questo io credo davvero sia uno spreco spaventoso e orribile. Nella nostra società ci sono tantissime forze vive, che hanno desiderio di vivere, che hanno desiderio di apprendere, che hanno desiderio di insegnare. E purtroppo adesso ci ritroviamo in una scuola che potrebbe essere il centro propulsore anche di questa vitalità, completamente bloccata e completamente inabile e inadatta a far sì che la scuola possa svolgere il suo stesso ruolo, che è il ruolo di formare, è il ruolo di autoformazione, in cui una persona, un maschio, una femmina, un ragazzo, una ragazza, qualsiasi persona sulla faccia della terra, quando entra all'interno di una scuola, deve avere la possibilità di crescere e di sentirsi vivo in se stesso e vivo nel mondo, e farlo con intelligenza, magari con scontro, con dibattito e anche poi con immaginazione. Ecco, io questo appunto è quello che tenevo a dire e quindi vi ringrazio e vi saluto e mi piacerebbe poi che di questo si continuasse a parlarne. Anzi, dobbiamo assolutamente parlare di questo e farla a lungo e che non finisca qua ma si protragga per tutta la durata dell'anno e anche negli anni successivi. Grazie.